Secondo me oggi facciamo presto se non prestissimo. Prima di iniziare vi chiedo secondo voi chi è il migliore in campo? Io dovrei avervelo spoilerato all'interno del titolo se ho deciso poi di andare avanti con questa linea, però penso proprio di sì, perché è difficile trovarne uno che abbia avuto un impatto positivo a parte lui, effettivamente. Partitaccia, partitaccia e momentaccio. Però ovviamente questi video servono per cercare di rimanere tutti concentrati, noi perlomeno, di cercare di condividere questi momenti brutti, perché se non si trova almeno il confronto in questi periodi qua, diventa veramente difficile poi seguire il calcio, eh? Quindi meno male che abbia la possibilità di fare delle chiacchiere tra di noi, tra video, commenti e quant'altro. Vi lascio questo video. Ve lo lascio qui sopra nelle schede, l'ho fatto uscire questa mattina, se non l'avete ancora visto è giusto andarvelo a vedere per completare un pochettino il tutto. Sono un po' polemico all'interno di quel video lì, ve lo dico. Avevo però bisogno di sfogarmi anch'io. L'ho fatto e adesso cerchiamo di fare le pagelle nel modo migliore possibile, ma sarà dura. Voto 5 per Massimiliano Allegri, perché ragazzi la sua Juve ormai è una costante. È una squadra che fa fatica in palleggio, è una squadra che fa fatica a costruire, è una squadra che se non trova il gol su una mischia, su un calcio piazzato, su un cross, difficilmente poi riesce ad azzannare la partita. Abbiamo fatto un gol con Vlahovic su calcio di rigore, abbiamo fatto un gol su un errore della retroguardia dell'Hellas Verona con Locatelli che butta appunto il pallone all'interno dell'area per Rabiot. Probabilmente, come dicevo anche nel video che vi invito a vedere, quello che dicevo poco fa, la Juventus deve cercare una via alternativa, perché se rimane sempre orientata su queste cose qui, difficilmente si riuscirà a migliorare. Non si parla di distruggere tutto quello che si è costruito, si parla semplicemente di periodi in cui si è in forma e periodi in cui non si è in forma, dal punto di vista fisico o mentale. E anche le sostituzioni, i cambi di Allegri hanno lasciato, secondo me, un po' a desiderare. Tanta confusione, ancora una volta la Juventus è confusa, la Juventus si avverte che è confusa da quello che vedi in campo, è una squadra che in questo momento deve ritrovare se stessa e se non ci mette la mano l'allenatore qua finisce male, molto male. Voto 6 a Szczęsny, che secondo me ha un po' di colpe sul gol del 2-1 di Noslin, però Szczęsny fa anche due o tre parate importanti, una su Lazovic, un'altra su Noslin, insomma. Lella si è comunque tirato verso lo specchio della porta della Juve e Szczęsny si è fatto trovare presente, a parte appunto le occasioni del 2-1. Quindi, secondo me, bilanciandole tutte, alla fine la sufficienza Szczęsny se la porta a casa. Sul gol di Folorunshu poteva far poco, è il remake del gol di Zinedine Zidane in finale di Champions League e lo fa Folorunshu contro la Juventus, ovviamente, ovviamente. 5,5 a Gatti, impreciso e non tranquillo. Cioè, quello che avverto per Federico Gatti, se nella Juve avverto confusione, in Gatti avverto veramente poca tranquillità. E quando ha il pallone, quando deve marcare, quando ci sono determinate situazioni, Gatti non è sereno in questo momento. Credo che sia questo un dato di fatto. Voto 5,5 Rugani, perché Noslin è stato un cliente scomodo. Forse Rugani è addirittura più adatto a marcare giocatori come Osimhen piuttosto che Noslin, che sono magari quelli bravi a svariare su tutto il fronte offensivo. Invece, magari un riferimento centrale importante fisico. Rugani riesce sicuramente a prenderlo in maniera più efficace. Io Noslin non lo conoscevo, però devo dire la verità: i tre giocatori offensivi dell'Hellas hanno giocato un'ottima partita. Un'ottima partita. Danilo, dicevamo prima, il gol del 2-1, c'è un po' di responsabilità di Szczęsny, secondo me, sul tiro dell'attaccante dell'Hellas Verona, però la palla che dà Duda dentro, in movimento, per il numero 31, che in questo momento mi sfugge, ma giocatore che ha giocato il mancino dell'Hellas, veramente una partita incredibile in attacco, cioè Danilo. Kostic e Rabiot che vengano tagliati fuori da questo movimento perché siamo fermi. Cioè, tre giocatori che vengano tagliati fuori da questa roba qua. Dobbiamo iniziare a seguire i movimenti senza palla. Cioè, noi siamo una squadra che gioca solo con la palla e marca solo con la palla. Movimenti senza palla, da farli e da marcarli, c'è troppa fatica. Troppa fatica. E Danilo ha stretto i denti, si era fatto male, un trauma alla caviglia, verrà valutato.
dato tutto se stesso, nonostante questo non una gran prestazione in generale, neanche da parte del capitano, bel dispiacere. 5,5 Kostić ha il pregio, il plus, se vogliamo dire, di procurarsi il calcio di rigore con quel tiro all'interno del primo tempo, poi poco altro, sostituito per far spazio ad Alexandro. Partito un po' così, rigore a parte che è procurato da un'ingenuità. Ingenuità del calciatore della Sverona che va con la mano aperta. Poi nasce dal piede di Kostić, per l'amor di Dio. Diamo quel mezzo voto in più, però sì, prestazione non indimenticabile. 5,5 McKennie, da quando è calato McKennie è calata la Juve. C'è poco da fare. Le prestazioni di McKennie sono calate dal punto di vista fisico, le prestazioni della Juve sono calate, punto. La Juventus era tanto McKennie dipendente, signori, tanto. Locatelli 5,5, suo l'assist, anche molto bello secondo me per il gol di Rabiot, però credo che sia una delle poche cose positive di Locatelli all'interno di questa partita. Non è stata una bella partita da parte di Locatelli, che però ha quel merito lì, quindi quel mezzo voto in più se lo prende. Voto 6 per Rabiot. Non mi è piaciuta neanche la partita di Rabiot, se posso essere sincero. Ho letto invece persone che sono state contente. Rabiot fa gol. E già questo in una serata del genere è tanto, non è poco, è tantissimo. E Rabiot mette quella palla d'esterno sulla testa di Vlahovic. Queste sono le due macro giocate di Rabiot nella partita. Dentro la partita invece secondo me è stato un po' molle. Infatti lui ha detto la Juventus è stata un po' molle e ha ragione, secondo me anche la sua prestazione è stata un po' molle. Quindi gli do 6 perché tra il gol e l'assist che aveva fatto Vlahovic all'interno di una partita così brutta della Juventus sono due giocate importanti, però la prestazione di Rabiot in generale non mi ha fatto impazzire. Voto 6 a Cambiaso che ha sbagliato qualcosa e qualcosa in più anche di quello che solitamente sbaglia lui, però lui dentro ogni azione della Juventus c'è sempre. Poi schierato ala destra. Oh, nel 4-3-3, sinceramente non l'ho capita. Sinceramente non l'ho capita. Con Yıldız mezzala e Cambiaso alla destra. Poi anche lui sostituito. Diciamo che le scelte di Allegri sono state un pochettino audaci. 6 meno a Yıldız, perché lui comunque l'uomo l'ha saltato, ha provato a dare quella qualità, quella superiorità numerica che solitamente gli riesce molto bene. Ci ha provato. È stato murato anche in un paio di occasioni nel primo tempo. Lui il suo ce l'ha messo. Poi, secondo me, non è una prestazione da 6, ma non è neanche una prestazione da 5,5. Quindi voglio rimanere lì in mezzo perché Yıldız è uno di quelli che ha, secondo me, giocato meglio all'interno della Juve. Poi, prestazione di livello? No, ma nessuno nella Juve ha avuto una prestazione di livello. Tant'è che Vlahovic prende 6 anche lui, autore del gol, perché freddissimo, glaciale sul rigore. Qualcosina anche dentro la partita l'ha fatto, ma quel colpo di testa almeno la porta me la deve prendere. Almeno la porta me la deve prendere, perché in questo momento la Juventus si è completamente affidata a Dusan Vlahovic e Vlahovic è veramente il punto di riferimento della Juventus, è l'unica piccola luce che c'è nella Juve in questo momento Vlahovic e noi dobbiamo aggrapparci a lui con forza. E Dusan, abbiamo veramente bisogno che si vada a overperformare ancora di più. Ogni volta che arriva un pallone devi buttarlo dentro. Non si scappa, sennò qui diventa veramente difficile. 5,5, Federico Chiesa. Quella parata quasi da hockey di Montipò. Ce l'ho ancora qua e ce l'ha ancora lì anche Federico Chiesa. Però non possiamo recriminare sui singoli episodi, perché alla Juve manca troppo di più. Troppo di più. Chiesa che parte largo. Purtroppo, anche qui, quell'occasione pesa nella valutazione. Perché quando poi hai davvero così poche occasioni che possano determinare il risultato, purtroppo diventano pesanti, come dei macigni. C'è poco da fare. E non significa che le responsabilità siano di Chiesa e Vlahovic. Attenzione, non sto dicendo che la Juve non vince perché Chiesa e Vlahovic non fanno gol. Però quando ne hai così poche, quelle poche che hai diventano molto pesanti. Molto. 5,5 Alexandro. Certo che se l'obiettivo è ribaltare una partita,
Stava entrando sul 2-1 per l'Hellas, pareggiamo, entra sul 2-2 per la Juve. È l'uomo che ci dà quella spinta in più. Boh, cioè come terzino sinistro avrei tenuto Kostić, cioè avrei utilizzato Cambiaso, cioè le alternative ce n'erano invece che bruciare un cambio. Invece siamo stati bravi, tant'è che dopo dobbiamo tenerci Danilo con la caviglia distrutta perché usiamo il cambio per Alexandro. Certo, avremmo potuto dosare anche meglio gli slot, bastava semplicemente inserire Alcaraz, però vabbè. Ok, ce lo facciamo andare bene. Eccolo qua, Alcaraz proprio. Io credo che sia stato il migliore in campo della Juve. Quella bella palla per Rabiot, che arriva a mettere quel cross per Vlahovic, appunto. Siccome c'era un fallo in precedenza sul giocatore del Verona che non ha fischiato, quindi rimane la bella giocata di Alcaraz. E quella bella giocata in dialogo con Chiesa. Una palla a destra, una palla a sinistra, due volte sugli esterni, due volte con i giri contati, due volte con i tempi giusti, e poi con la punizione, insomma, niente di che, niente di spettacolare sul finale, però quando si tratta di dare la palla in profondità, Alcaraz ci ha fatto vedere di poterlo fare, di essere un giocatore con sicuramente delle qualità interessanti che dentro la Juventus mancano. È la scintilla, è stata un po' la scintilla, secondo me, in questa partita, uno dei pochi che si salva. Senza Voto Milik, cosa potrei dirti? Che sbaglia uno stop, un appoggio. Questo è quello che vi dico di Milik, ma poveraccio, che lui direi che troppa grazia a Sant'Antonio per la stagione che sta facendo. E anche lui ha senza voto perché dopo i punti interrogativi della settimana scorsa, diciamo che questi 5 minuti non mi fanno riscattare il pensiero su Weah. Eccoci qua, terminate anche queste pagelle. Mi dispiace ragazzi, cosa vi devo dire? Sono pagelle fatte così. Non è che posso mettermi qui e parlarvi di qualcosa che non c'è stato, che non ho visto. Questa è stata la Juve, questa è stata la Juve, questo è stato il risultato, questa è stata la prestazione. Aspetto anche di sapere un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti, perché ci tengo a capire se ho visto poca roba io o se effettivamente c'è stata poca roba.